Ciao, benvenuti e benvenute in questo nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, parliamo di capelli bianchi. Ebbene sì, e come avrete letto dal titolo, avrete capito che ho una concezione abbastanza diversa riguardo questo concetto. Tra pochi mesi compirò 30 anni. Ebbene sì, e diciamo che non ho molti capelli bianchi, forse 3 o 4 sparsi un po' in tutta la chioma. Ogni tanto ne intravedo qualcuno, uno qui, un altro qua in mezzo, però insomma non sono evidenti, cioè sono proprio 3 o 4, forse 6, però insomma non sono tantissimi e non ho mai fatto decolorazioni, tinte e cose di questo tipo, neanche per cambiare colore così per sfizio ai capelli, non ho fatto proprio niente, io vado al parrucchiere soltanto per taglio e piega, detto molto semplicemente e sinceramente, detto proprio così, onestamente, non credo che non lo so se le farò mai, ecco, queste cose, non so se farò mai delle tinte. Secondo me esiste proprio una visione sbagliata dei capelli bianchi nella nostra società. Secondo la nostra società, capelli bianchi uguale trascuratezza, orrore, se hai i capelli bianchi sei disordinata, sei brutta, sei cattiva, sei sbagliata. In realtà non dovrebbe esserci questa concezione, è assolutamente sbagliato. Io credo che se non ti piacciono i capelli bianchi, allora ok, ti fai la tinta. Se invece non ti danno fastidio, ti piacciono anche, perché devi essere costretto o costretta a farti la tinta? Solo perché magari nella nostra società la gente possa indicarti come brutta, come trascurata, come disordinata. Cioè, non viviamo con questa fissazione, per favore. Cioè, togliamoci questa fissazione di dover fare la tinta per piacere agli altri. Noi dobbiamo fare la tinta se la vogliamo fare semplicemente per piacere a noi stessi. Quindi togliamoci questa fissazione perché è assolutamente sbagliata. Considerate che io odio profondamente avere l'appuntamento fisso, cioè odierei avere l'appuntamento fisso con il parrucchiere per farmi la tinta perché sono costretta a farmela ogni mese, cioè diventerebbe praticamente una schiavitù. Considerate che io, anche per quanto riguarda i peli, me la gestisco da sola, quindi con la lametta, eccetera, mi organizzo io perché appunto odio il fatto di avere l'appuntamento fisso con l'estetista, oltre al fatto che comunque sia. Sarebbe tipo una tassa ogni mese. È vero che ci sono prodotti tipo l'Henné che sono un po' diversi, diciamo così, però non è tanto il prodotto. Il problema non è il prodotto, il problema è proprio la modalità, la mentalità. Ecco, devo farmi la tinta perché sennò mi giudicano perché sennò sembro sciatta, quando in realtà non è vero. Anzi, vi devo dire la verità, ogni tanto quando mi capita di intravedere un capello bianco sui miei capelli, questo mi fa sentire anche un po' matura, ecco, diciamo così. Quindi dobbiamo cambiare, secondo me, proprio la visione, insomma, di capello bianco. Capello bianco non significa trascuratezza, ma significa maturità, ecco, se la vedessimo in questo modo sarebbe molto più facile fregarsene. Poi ripeto, se è proprio una cosa tua, una cosa personale, quindi non ti piacciono i capelli bianchi perché non ti sai vedere, è un altro discorso. Quindi ovviamente ti fai la tinta, eccetera. Ma se invece al contrario ti dà fastidio fare la tinta ogni mese perché proprio ecco, allora perché la fai? Soltanto per la società, ecco, questa cosa secondo me è un po' sbagliata. Dovresti fare la tinta per piacere a te e non per piacere alla società. Io il mio parrucchiere lo vedo ogni 6-7 mesi perché ovviamente non facendo nessun tipo di tinta, schiariture, tutte queste cose qua, vado semplicemente per una spuntatina, per un taglio, per una piega un po' diversa. Quindi diciamo per sistemare un po' il taglio e la situazione. Però fino ad ora e per adesso non ho nessuna intenzione di fare la tinta ogni mese perché veramente la vedo come una schiavitù. Quindi no, ecco, io spero che questo video vi sia stato un po' utile. Fatemi sapere le vostre opinioni a riguardo. Ci rivediamo a un prossimo video. Vi mando un bacio enorme. Ciao!